Mi presento per le persone che non ci conosciamo, ma benvenuti a tutti. Vedo molte facce conosciute, anche di amici. Allora, incominciamo oggi un concerto molto particolare per il giorno della memoria. Ci sono tutti questi atti che è bene sentire, ascoltare e partecipare. Allora, vi presento il programma intanto e incomincerà un trio di Carl Philipp Emanuel Bach. E voi mi dite, ma Carl Philipp Emanuel Bach ha vissuto tanti tanti anni fa e che c'entra con la seconda, prima, seconda guerra e tutti gli atti di guerra nel mondo, ma c'entra per il fatto che questo trio sonata che è stato scelto, e loro suoneranno il primo tempo, violino, flauto, violino e violoncello, hanno un senso di quello che è il dialogo, la invenzione o il canone che viene ripetuto, viene domandato e poi risposto. Lo sentirete molto bene perché è molto chiaro e così dovrebbe essere anche la nostra condotta nel mondo intero. E allora voglio presentarvi per non perdere tanto tempo nelle parole. La flautista Elena Santucci, Canali, scusate. Elena Canali. E il violinista Gabriele Vallabrega e la violoncellista Angelica, dimmi tu, Simeoni, scusate, io c'ho la testa. Grazie. Scusate l'interruzione del maestro, desidero ringraziare tutti per essere presenti questa sera in cui celebriamo con qualche settimana di anticipo la giornata della memoria. Con questa iniziativa musicale in collaborazione col maestro Hubert e l'associazione Suoniamo Insieme per Alisa, la quale ha avuto, come avete sentito, il patrocinio dell'assessorato alla cultura di Roma Capitale, di cui siamo lieti ed orgogliosi. Ringrazio e saluto l'assessore alla cultura, professor Miguel Gotor, presente questa sera. Desidero ringraziare anche i musicisti e lo staff del Pirignani. Ovviamente nulla dirò sui pezzi che saranno eseguiti questa sera, compito che spetta al maestro Huber, sia perché poi non ho le competenze musicali, sia perché penso che oltre che inutile sia forse anche dannoso parlare di musica. Si potrebbe citare Frank Zappa, non un musicista classico, ma insomma riconosciuto, al quale è attribuita la frase secondo la quale parlare di musica è come danzare di architettura, un'attività sostanzialmente inutile. In realtà la questione è che almeno, a mio avviso, se sono utili e indispensabili le attività conoscitive per il giorno della memoria, basate sulla lettura, il cinema, le arti figurative in genere, è altrettanto vero che la giornata della memoria, ormai diventata la settimana, il mese della memoria, necessità di momenti di riflessione interiore di ciascuno di noi, per
su ciò che è accaduto e che diciamo continuamente che non deve accadere di nuovo. Momenti che la musica può sicuramente stimolare ed agevolare, trattandosi di un linguaggio che parla direttamente alla nostra anima e dove le parole non possono arrivare. Sapere tutto sulla Shoah non serve a nulla se non si risveglia un sentimento di profonda avversione verso l'ingiustizia, se non fa maturare un senso profondo di moralità e di rispetto dell'altro. Vedendo quanta violenza gratuita ed ingiustificata dobbiamo, ancora assistere nei nostri giorni, viene spontaneo domandarsi se il lavoro che si sta facendo da anni serve effettivamente a qualcosa. La risposta è senza dubbio che si è fatto ancora troppo poco per estirpare la violenza dalla nostra società. La musica è probabilmente una delle risposte, il suo essere un linguaggio universale è sicuramente la sollecitazione migliore per la nostra parte emozionale, o se si vuole irrazionale, che è quella che deve maturare il perché di tragedie come la Shoah siano potute accadere. Le correnti maligne sono presenti in ognuno di noi ed in ogni società. La nostra responsabilità è far prevalere quelle benigne, sia in noi sia nella società in cui viviamo, rigettando ogni giorno i germi della violenza, del razzismo, della disuguaglianza e dell'odio. La musica non solo unisce le persone senza alcuna distinzione, ma ci aiuta a far prevalere il bene. Grazie, passo la parola all'assessore alla cultura di Roma Capitale, professor Gotò. Buonasera a tutti e a tutti. Sarò molto breve per lasciare lo spazio alla musica, naturalmente, e vi porto i saluti del sindaco Roberto Gualtieri, miei personali. È stato naturalmente un gesto naturale e spontaneo dedicare come assessorato alla cultura il patrocinio a questa iniziativa quando ci è stata presentata e è inserita, lo abbiamo sentito, lievemente in anticipo rispetto al giorno della memoria del 27 gennaio in cui ricordiamo la tragedia della Shoah e Roma e il Comune di Roma sta organizzando proprio in questi giorni, ho fatto una riunione la settimana scorsa, un vasto programma con la comunità ebraica anche come comune di musica, perché quest'anno ci sono varie iniziative musicali, una importante mostra che inaugureremo la prossima settimana di pittura e tante iniziative nelle biblioteche, presentazioni di libri alla Casa della Memoria, alla Casa della Storia e nelle biblioteche che sono sparse in tutta Roma. È molto bello secondo me che siano dei giovani e giovanissimi musicisti attraverso la musica a raccontarci, farci ricordare e far volare avanti nel tempo l'esperienza, perché di questo è stato, di quella tragedia, e la musica, il cinema, la letteratura accanto alla storia sono un veicolo prezioso. E grazie per questa serata e buon ascolto a tutti e a tutte. Solo una parola di saluto, come sogniamo insieme per Elisa siamo lieti di supportare anche in questa occasione insomma questo fantastico progetto del Pitigliani. Ringrazio il presidente Bruno Sed, Manuela, la direttrice Rimini, il maestro Hubert e il maestro Valabrega per tutto il supporto. Largo ai giovani, chi più di loro è importante nel tramandare il testimone della memoria e la musica, cioè grazie a Dio insomma ci rende un po' più lievi certe ricordi e la memoria stessa, quindi buon lavoro e in bocca al lupo a tutti, buon ascolto.
Bene, adesso ascolteremo il primo tempo, primo movimento della settima sonata di Victor Ullmann, un compositore ceco che insomma, ha composto parte delle sue ultime composizioni a Theresienstadt e dopo è stato portato a Auschwitz. Però per questo è meglio che Maria Teresa Carunchio, che chi suonerà questo primo movimento, ci racconti almeno le sue sensazioni, che credo che sia la cosa migliore. Ecco. Buonasera, onoratissima di essere qui e di condividere con voi questa serata. Credo che la musica parli da sola, non c'è molto da dire quando un compositore trasmette in questa maniera. Sotto suggerimento del maestro Hubert mi sono addentrata nello studio di Victor Ullmann di questa sonata e ho scelto questo primo tempo perché voi sentirete veramente l'angoscia, ma anche la speranza, c'è tutto, in 5 minuti di musica sentirete che cosa poteva provare questa persona, questo uomo così grande, questo grande artista, e sentirete delle contraddizioni incredibili. A momenti lui scrive grazioso, poi improvvisamente un forte, poi un rallentando. Io quando ho cominciato a studiarla mi sono tanto emozionata, per cui spero anche voi.
l'ansia di comunicarvi questa sonata, ho dimenticato una cosa importantissima. Lui l'ha dedicata ai suoi 3 figli e questo è veramente da pensare, che credo che sia la speranza, no? I figli e il futuro. Bene, adesso ci sarà la partecipazione di Marco Valabrega come violista. Io lo conoscevo come violinista, ma ha cambiato strumento. No. Come violista, e faremo insieme 2 pezzi. Che sono, originalmente erano canzoni, e una di Joachim è stato un grande amico di Brahms, stiamo parlando del pieno del romanticismo, e ha scritto questo canto ebraico, lui ha scritto 3, questo è il primo, che è stato praticamente dedicato a degli amici ebrei che lui aveva, ed è ispirato a dei versi di Byron. Invece dopo faremo a seguito un canto ebraico, anche questo di Milhaud, ma questo è originalmente fatto per canto, si parla delle lacrime che lui ha attraverso per vedere di nuovo la terra di Sion e Gerusalemme. Allora, questo Sion è il secondo e il primo è Joachim. Ok, Marco Valabrega.
Funziona? Sì, funziona. Allora, adesso credo che suoni te. Sì. Allora, Paolo Vergari. È un pianista del quale insomma ci conosciamo da un po' di anni, meglio non dirlo. E presenta questo pezzo che voglio qualche parola da lui, che è un pezzo nuovo assolutamente per quello che è Italia, non so per il resto del mondo, ma è un artista israeliano, un compositore che ha scritto. Ti lascio il micro. Sì, che ho incontrato, conosciuto una decina d'anni fa, quando in tre o quattro anni, ho passato una settimana all'anno in una scuola nella città vecchia di Gerusalemme per fare lezione, per fare dei corsi ai ragazzi. E lui era uno degli insegnanti di questa scuola, quindi ci siamo conosciuti e poi credo, sicuramente non ci siamo più visti, ma è rimasto un rapporto attraverso Facebook, attraverso... Così quando c'era l'occasione di questo concerto, mentre stavamo in un bar qui vicino decidendo il programma, l'ho chiamato e così ho chiesto se poteva appunto mandarci della musica sua. Quindi nel programma c'è scritta una descrizione che lui ci ha mandato, quindi io non voglio dire niente sul pezzo, dico solo questo, che una cosa appunto come esecutori, come interpreti, come musicisti ci capita spesso di suonare della musica che non ha la memoria delle interpretazioni storiche, no? Quindi magari un pezzo appunto che io ho studiato nelle scorse settimane, diciamo. E questa è una cosa veramente fantastica, perché chiaramente la musica, anche quella storica, ci permette di entrare nel cuore di un compositore, nella sua psiche, nelle sue idee. Però c'è il fatto, anche un condizionamento appunto della storia e delle interpretazioni, quindi siamo, in questo caso non c'è nessun condizionamento, allora c'è un incontro, diciamo, diretto. E questo io lo trovo, insomma, un'opportunità della musica incredibile, appunto perché ti permette di entrare intimamente in un contatto che... Io non so, sì, so che adesso è sposato, ha 3 figli, all'epoca era... Però attraverso la musica appunto ci permette una comunicazione molto intima. Quasi a me capita a volte, quando studi tanto un pezzo come questo, che è dissonante, che non c'ha riferimenti tonali, a un certo punto entri così tanto nella testa, diciamo, attraverso di questo, che ti accorgi anche magari di alcuni errori. Ah no, questo non è così. E parliamo di una dissonanza totale, no? Quindi... Quando si arriva a questo, veramente io mi sorprendo per dire il livello di identificazione, no? Di entrare dentro, e questo credo che forse sarà un argomento che le neuroscienze dovranno spiegarci come funziona questa cosa, perché è così.
Bravo Paolo. Adesso abbiamo un trio già conosciuto per tanti di voi, che è il trio Mio, che vi presento, ecco, Leonardo, Elisa e Riccardo, senza un leggio. Adesso dobbiamo provvedere a un leggio. E suoneranno il primo tempo del trio di Aram Khachaturian, compositore di origine armena, e giustamente in un giorno come oggi ci voleva anche un pezzo di storia dell'Armenia, che è un paese martoriato. E questa è una musica meravigliosa, perché fa da ponte in quello che era il Middle East e anche l'Oriente, ma comunque, ecco, lo sentirete, è una bellissima musica. Grazie. Thank you.
Ecco, allora, finiamo il concerto con una suite di Erwin Schulhoff, che è un compositore austriaco-ungherese e che si è dedicato praticamente molto al jazz, è stato gradito soprattutto dai sassofonisti e dei percussionisti, ha scritto tanti brani, c'è una hot sonata per chitarra ed è stato uno dei primi che ha usato anche la chitarra mettendo dei microfoni così. E suoniamo questa serie di schizzi, sono Ironie si chiama il titolo, sono una serie di brani molto corti, salvo il terzo che è una marcia militaresca e l'ultimo che è un foxtrot, dopo il resto sono pitture dell'espressionismo, dadaismo e così via, insomma è una miscela di colori che c'ha questa musica, ok? E lo suoniamo in 3 a 4 mani. E tutto è detto perché, insomma, siccome è tanto difficile, non ce la facciamo in uno solo. È un balletto, sì. Cambieremo stanza, uno sotto, l'altro sopra, così, insomma, ci divertiamo un poco anche noi facendo queste cose. Grazie. Credo che è la prima volta che si fa in Italia. Mai sentito.